Beh, allora, lo leggiamo Filippesi? Lo leggi tu? Quale, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma spogliò se stesso, assumendo la condizione di servo e divenendo simile agli uomini, apparso in forma umana, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte, e alla morte di croce. Ecco, va bene così. Il prendete e mangiate, cioè dire l'Eucarestia, lo spezzare del pane, ha una relazione con questo. Cristo Gesù, pur essendo di natura divina, non considera un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si fece uomo. Cioè dire, lo spezzare del pane è un gesto così semplice, così umano, ma nello stesso tempo così divino. Il divino che diventa un uomo, un bambino semplice che ha bisogno di cure, incarnazione, che ha bisogno di qualcuno, che era Maria Santissima, che gli insegnava le cose, così grande e così piccolo allo stesso tempo, un Dio così immenso che si è incarnato facendosi uomo, ma nel momento della consacrazione è come se si incarnasse, perché non è come dicono i fratelli separati, il ricordo di me. Il memoriale che naturalmente non è una memoria ma è un'attualizzazione, sono una cosa vera, ora e adesso, un pane che è preso, spezzato e donato. Il desiderio di Dio non è quello che vuole da noi la nostra devozione, il nostro ossequio, così come tutte le religioni hanno. Io sto qui, gli faccio i miei ossequi, i miei omaggi. Per il cristiano, Cristo Dio è uno che vuole farsi uno con te, uno, un'unica cosa. Tante volte vi ho detto sulla Trinità e l'altra volta abbiamo detto a proposito dell'icona della quarta persona della Trinità, cioè di questa unità profondissima che Dio vuole fare con te, con me. Un'unità dove non si capisce più chi sei tu e chi è Dio. Lo sapete perché? Perché se tu entri profondamente nella volontà di Dio, scusa, se io vedo te che vedo? La volontà di Dio. E se vedo Dio che vedo? La volontà di Dio. E che differenza c'è? Boh, non lo so. Vedo te, vedo Dio. Solo che a questa grandezza noi non ci pensiamo. L'Eucaristia manifesta questa grandezza del progetto originale che Dio ha con te. Farti un tutt'uno con Lui. Tu Dio, io Dio, assieme a Lui. È impressionante, ma è così, ed è talmente grande questa notizia, questa verità, che pochi si rendono conto. Come dovremmo partecipare noi all'Eucaristia? Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevetene tutti, questo è il mio sangue. Questo significa che nel momento in cui tu assumi il corpo e il sangue di Cristo, diventi un tutt'uno con Lui. E guardate che succede una cosa veramente strana. Nel momento in cui Gesù Cristo in persona dice prendete e mangiatene, allo spezzare del pane, Cristo scompare. E i discepoli rimangono soli. Hanno preso il pane, hanno preso il vino e adesso sono soli. Dice, ma che cosa è successo? Come? Se fanno la comunione e sono soli? Com'è possibile? Prima lo vedevano, lo toccavano Gesù Cristo e adesso sono soli. Come? Sono fatti la comunione e sono soli? Succede proprio una cosa strana, perché nel momento in cui questo amore immenso di Dio che vuole farsi tutt'uno con te si realizza, tu non vedi più Gesù Cristo come altro. Non lo vedi più. Lo sai perché? Perché in te. Perché in te entra in un'intimità talmente profonda con te stesso che tu non lo vedi. Però se parli sei Lui. Se ti muovi sei corpo di Cristo. Tutte le volte che partecipiamo alla messa, diciamo, la comunione con il corpo e il sacro di Cristo ci riunisca in un solo corpo, così che Cristo tu non lo vedi più, ma perché sei talmente intimo con Lui che non lo percepisci come altro da te, non so se mi capite. Non lo percepisci, qua c'è il Nunzio, Nunzio entra in me, io e Nunzio siamo un unico corpo, io non lo vedo più a Nunzio.
E nell'Eucaristia, lo sapete Sant'Agostino che diceva? Il mio cuore non trova riposo finché non si incontra con Lui. Ma se vediamo la storia della salvezza e vediamo tutti i peccati delle persone e c'è sto Dio continuamente che cerca sempre di fare comunione con l'uomo e tutta la storia della salvezza, se ci fate caso, è un tentativo di Dio di entrare in una comunione sempre più profonda con l'uomo, sempre più profonda, sempre più profonda. Poi con Cristo che dice prendete e mangiate, questo è il mio corpo, e infine con lo Spirito Santo, con lo Spirito Santo, che è la consapevolezza, la pienezza, l'unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo dentro di te. Se Sant'Agostino diceva il mio cuore è inquieto finché non si incontra con te, sembra che ci sia un Dio che dice il mio cuore è inquieto finché non si incontra con te. Il cuore di Cristo è un cuore ferito finché non si incontra con te. È come se il cuore di Cristo continuasse a soffrire finché non si incontra con te, è inquieto. Quindi questo ardente desiderio di Sant'Agostino non rispecchia altro che l'ardente desiderio di Dio di essere un'unica cosa con te. Questo è Dio. Quando noi ci nutriamo del corpo e del sangue di Cristo, quel sentimentalismo forse non ce l'abbiamo più. A volte infantile e consolatorio non c'è più. E qualcuno potrebbe pensare, oh, ma che? Mi è venuta meno la fede? No. Sei tu Gesù Cristo, inteso nel senso sei tu corpo di Cristo, sei tu membro del corpo di Cristo, ci riunisca in un'unica anima, tu diventi un'unica cosa con Lui, così che le sofferenze di Cristo sono le tue sofferenze, le gioie di Cristo sono le tue gioie, gli abbandoni di Cristo sono i tuoi abbandoni, le tue sofferenze, tutto acquista un significato profondissimo. Oggi le persone vedono il mondo opaco, come se in questi vetri noi ci passassimo la vernice bianca, così che non riusciamo a vedere oltre il cielo, non vedremo gli alberi, non vedremo tutte queste cose. Chi non ha questo spirito vede il mondo opaco. Il cristiano comincia a vedere il mondo trasparente, cominciando dalla natura. Oggi la natura come la vedono le persone? Come la vede il mondo oggi la natura? Come un qualcosa da sfruttare. Non vede il significato profondo che ci sta dentro la natura. Vede l'albero, dico, poi verrebbero delle belle sedie, dei tavoli e anche forse un armadio. Vedrebbe le cose sempre con un significato utilitaristico. Che mi può servire questo? I fiori che mi possono servire, belli, che mi può servire questo? L'ossigeno serve per che cosa? Per far avvenire le combustioni, va bene, ok, usiamo. Non si vede invece l'armonia che c'è, la bellezza che c'è nei boschi, la pianta che ti dà il senso della crescita, della bellezza, dell'armonia. Tutto questo è un servizio l'uno all'altro, vedere amore anche dietro un albero, dietro un fiore, vedere un ti amo da parte di Dio a te. Oggi il mondo, molti lo vedono opaco, non vedono attraverso la natura la bellezza, il messaggio che la natura ti dà. Anche la natura ti parla di Dio. E quando San Francesco parla delle creature, fratello sole, sorella luna, a noi ci sembra un sentimentalismo, assolutamente no. San Francesco vedeva la natura non in modo opaco, ma lo vedeva attraverso questo spirito di Gesù Cristo. Ecco perché anche un uccellino, San Francesco, lo faceva andare in estasi, perché vedeva oltre la natura, il tempo. Oggi il tempo, tutti quanti lo vedono come una sequenza di eventi, di avvenimenti belli o brutti. E così, in maniera cronologica, dal greco chronos. Quindi il tempo come chronos, questo non è cristiano ad esempio. E noi viviamo spesso così, passiamo la giornata, oggi che è successo? Questo, e racconteremo semplicemente i fatti, in senso cronologico. Con l'avvento di Gesù Cristo, il cristiano che vive Cristo dentro di sé, qui diventa il tempo trasparente, non più opaco in senso cronologico, cronos, ma in senso
cristologico, kairos, passare dal cronos al kairos. Kairos significa il tempo come opportunità che Dio ti dà per poter crescere nei 9 mesi che tu stai nella pancia di questo mondo. Tu oggi ti svegli e in ogni fatto vedi Dio e che tu dici: cosa mi vuoi dire con questo fatto? Come Gesù non ha spiegato gli avvenimenti non più come una sequenza cronologica e dolorosa dei fatti, ma Gesù ai discepoli di Emmaus gliel'ha spiegato come kairos, come bisognava che accadesse questo per potersi manifestare la gloria di Dio ad ogni uomo, che il kairos di Dio per eccellenza è appunto Gesù Cristo, anche la parola di Dio, ma anche gli avvenimenti della tua vita. La Bibbia sono fatti che però hanno un senso teologico, così la nostra vita, i nostri fatti, se diventassero kairos, carro di fuoco, in cui Dio ti vuole fare salire per entrare nella sua volontà, per entrare nello stesso cuore di Dio. Quindi la natura trasparente, il tempo da cronos a kairos, e la gente. Come la vedi la gente tu? Il mondo come la vede la gente? Tu vedi una persona e chiedi amore. E spesso le relazioni matrimoniali diventano conflittuali perché il marito chiede amore alla moglie, la moglie chiede amore al marito, ma non ne dà né l'uno né l'altro e lì sono problemi. Ma è lui che non mi ama. No, non è vero, è lei. No, è lui. È così le cose. Basta, non ci intentiamo più. La dobbiamo fare finita. È così. Perché come li intenti? Nell'amicizia la stessa cosa. Chiedi amore, chiedi stima. Nelle comunità, uguale. Molte persone vanno via, una persona è andata via, perché qualcuno non gli ha sorriso, perché dice mostrava indifferenza, è andata via. Io ho detto, ma scusa, ma tu volevi fare un cammino di fede? Certo. Ma come? Appena appare minimamente la verità, Dio ti vuole fare aprire gli occhi, ti vuole fare diventare il mondo trasparente, tu pigli e te ne scappi. Alla prima difficoltà, cieca sei e cieca vuoi rimanere. Se noi la gente la vedessimo non più come persone che ti possono dare o meno qualcosa, ma la vedessimo come persone che portano in sé dei doni. Questo significa vedere le persone trasparenti. Se vedo quello che potete o non potete darmi d'affetto o di cose, non vi vedo in modo trasparente. E spesso, anzi, in una comunità, in una famiglia, nasce subito il giudizio. Ma se noi invece vedessimo le persone come gente che portano in sé dei doni, forse noi non ce ne stiamo accorgendo. Tutte le persone hanno in sé doni. Alcuni effettivamente fanno una vita talmente deviata che questi doni non si vedono proprio da nessuna parte. Vedere le persone come tempio di Dio che possono portare dei doni. Dice, ma guarda, se tu conoscessi mio marito, mia moglie, mia cognata, non lo so, ognuno ha delle persone che proprio, insomma, sono delle croci vere e proprie nella nostra vita. È vero, questo è vero, è una realtà. Però un atteggiamento trasparente. Nessuno ha mai avuto fiducia di lui, può darsi che nessuno ha mai guardato dentro il suo cuore, che qualcuno riesce a cogliere il dono che c'ha e tirarlo fuori. Se noi guardassimo le persone in un modo più trasparente, invece di vederle semplicemente in relazione a noi, vederle trasparente così come li vedeva Gesù Cristo. E con questo non sto dicendo che tutte le persone sono buone, anzi. Però tu puoi trarre dalle persone, puoi trarre il meglio che loro possono dare. Ci sono i cosiddetti morti viventi, che non puoi trarre più fuori niente, che per loro, come dice San Paolo, non c'è conversione. Ma questo non giudichiamolo noi. Noi quello che dobbiamo fare è vedere l'altro in un modo trasparente e vedere che dono, Signore, c'ha questa persona. Se li vedessimo così, anche molte comunità andrebbero molto meglio. E così molte famiglie andrebbero meglio, vedere l'altro come qualcuno che nasconde dei doni. Ma queste doni a volte sono nascoste in quelle stanze segrete che io vi dicevo. E non è facile aprire
quelle certe stanze nel cuore della gente, che molti hanno subito traumi, problemi, e questo hanno generato paure, nevrosi, e chiusure agli altri. Non è facile. Tuttavia, se tu e Cristo siete un'unica cosa, quello che ha fatto Gesù con i discepoli di Emmaus, lo farai tu. Tu sarai l'accompagnatore di molte persone tristi, con la testa bassa, che non hanno più speranza, che sono delusi, che il mondo li ha feriti, che si sentono sfortunati, che la loro storia è un dramma, e camminano per le strade della vita, incontreranno te, che non sei più uno che percepisce Cristo come l'altro, ma tu stesso sei il corpo di Cristo. Allora tu ti affiancherai a loro. E come Cristo spiegò loro la storia, non negando le loro sofferenze, ma illuminando. Così tu sei chiamato ad essere Gesù che accompagna i discepoli di Emmaus. E i discepoli di Emmaus è proprio questa gente che tu li affianchi, che può essere la persona più vicina a te, che tu li parli, che tu li illumini. Questa è la missione a cui ti porta l'Eucarestia. Ma senza un'intima guarigione tua, questo non è possibile. Ecco perché il percorso eucaristico è un percorso di vita, è vita. E fra la tua vita e l'Eucarestia non ci dovrebbe essere differenza. E l'Eucarestia non è un rito, ma è una celebrazione di quello che Cristo vuole fare con te, di questa unità intima che vuole fare con te, per una missione che ti vuole dare. Ricordatevi, l'Eucarestia non è Cristo che invita te, sei tu che inviti Lui nella tua realtà più profonda. E se sei liberato tu, tu sarai in grado di essere tu consolazione e luce per i tuoi fratelli. Questa è l'Eucarestia.